Dove altro se non in cucina potevo ambientare il mio video? Io adoro cucinare e adoro mangiare, cose buone, cose cucinate, cose saporite. Quello che non sapevo è che si possono mangiare cose deliziose, cucinate, preparate, gradite anche agli ospiti, rimanendo perfettamente sempre in protocollo. Claudio è parte della mia famiglia, anche se l'ho visto una volta sola, gli voglio bene come a un parente di quelli cari, non di quelli detestabili. Claudio mi ha insegnato che con un po' di fantasia posso veramente mettere a tavola amici e parenti e mangiare sempre cose buone, cucinate e deliziose. Claudio mi ha insegnato la libertà alimentare. Prima il cibo era una pistola puntata alla mia tempia, un'arma impropria che utilizzavo contro di me. Adesso il cibo è diventato un amico. È il mio carburante ed è un carburante buono. Non si vive, io almeno non posso vivere di petto di pollo e insalata. Sarei durata quanto un gatto in tangenziale. La cosa bella è che sotto le grinfie di Claudio si riesce benissimo a convivere con delicatezze e delicatessen come questa che vedete nel vasetto a destra, che è un caramello salato che ho preparato come test per fare dei regalini per Natale, senza avere minimamente voglia neanche di assaggiarlo, perché non è buono, è come guardare un fungo velenoso, bello finché volete, ma non fa bene. Bene, vi saluto, l'acqua bolle, è pronta la mia tisana. Mando un bacio a tutti, ma più grosso a Claudio. Ciao!